Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TGN che apriamo con i dati relativi al Covid in Lombardia, dati che segnano per quest'oggi 510 nuovi positivi a fronte di 58.238 tamponi effettuati, la percentuale quindi tra numero di tamponi effettuati e nuovi positivi è dello 0,8%. Nuovo decesso in Lombardia, mentre per quanto concerne i ricoverati, meno 2 posti occupati in terapia intensiva, mentre un leggero incremento per i reparti non di terapia intensiva con 9 ricoveri in più. Per quanto concerne i dati provincia per provincia, 121 nuovi casi a Milano, di cui 43 a Milano città, 37 a Bergamo, 58 a Brescia, 19 a Como, 24 a Cremona, 10 a Lecco, 13 a Lodi, 31 nuovi casi a Mantova, 39 nuovi casi a Monza e Brianza, 36 nuovi positivi a Pavia, 3 nuovi positivi a Sondrio e 89 nuovi casi in provincia di Varese. L'estensione del Green Pass è abbastanza ininfluente per la Lombardia, vista l'alta percentuale di persone che si sono vaccinate. Lo ha detto oggi il presidente della regione Attilio Fontana, il quale però ha detto che un'ulteriore estensione dell'obbligatorietà potrebbe causare tensioni sociali. Sentiamo Alberto Carreras. Come regione Lombardia, l'estensione del Green Pass è per noi un problema abbastanza marginale, in quanto la percentuale delle persone che ha aderito al piano vaccinale è talmente alta che non è sicuramente qualcosa che possa creare problemi. Tra vaccinati e chi si è prenotato siamo all'87%. Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Gli ultimi numeri che sono usciti anche a livello di scuola di chi non può essere ammesso a svolgere il proprio compito è assolutamente marginale. È fuori dubbio che il Green Pass deve essere visto, e noi lo continuiamo a sostenere, ha detto Fontana, come un mezzo per ottenere quelle libertà che altrimenti ci sarebbero impedite. Credo che sia necessario il convincimento sulla vaccinazione e sull'opportunità di combattere questa battaglia tutti insieme. Abbiamo presentato il nostro progetto per la terza dose a inizio luglio al governo. Il progetto è stato validato e quindi siamo assolutamente pronti. Stiamo aspettando che ci dicano quando, con quali categorie e i tempi. L'estensione completa dell'obbligo vaccinale potrebbe causare tensioni, scontri sociali che in questo momento sicuramente non farebbero bene al nostro paese. Per la riapertura delle scuole, ha sottolineato Fontana, abbiamo predisposto tutto quanto necessario e avuto un'ottima collaborazione con i dirigenti scolastici. Sicuramente la scuola può essere vista come un potenziale luogo di sviluppo del virus. Credo che tutte le condizioni di sicurezza che ci sono state suggerite dal governo siano state da noi predisposte. E a proposito della possibile estensione dell'obbligo di utilizzo del Green Pass, sentiamo il Movimento 5 Stelle, in particolare il consigliere regionale Massimo De Rosa. Per il Movimento 5 Stelle il Green Pass è uno degli espedienti per arrivare a una copertura vaccinale ampia, naturalmente cercando di evitare l'obbligo vaccinale. Certamente il centrodestra non ha una posizione precisa, infatti fa ridere vedere che Fontana oggi in Regione Lombardia plaude al Green Pass quando l'altro giorno in Parlamento hanno votato contrariamente. Oggi hanno cambiato ancora idea, allora bisogna fare chiarezza verso i cittadini, non continuare a cavalcare l'onda del dissenso, perché altrimenti, come dice Fontana, agevoliamo solamente il malcontento e i disordini sociali che però sono stati cavalcati dal centrodestra. E ora parliamo di un'iniziativa della Lega, in particolare del consigliere regionale Pase, che con una mozione ha chiesto indennizzi per gli operatori sanitari colpiti gravemente o deceduti nella lotta contro la pandemia. Andiamo a sentire proprio Pase che ci spiega questa mozione che ha presentato. Invita la Regione a chiedere al Governo di istituire un fondo per tutte le persone, i medici, tutti gli operatori sanitari che nel periodo del Covid per il loro operato si sono ammalati, quindi sia le persone che sono decedute, quindi per i loro cari, sia per le persone che hanno mantenuto purtroppo delle gravi manomazioni. Questo percorso è importante perché è inchiodato in Parlamento, nonostante sia stata approvata un ordine del giorno congiunto all'unanimità in Parlamento, ancora oggi non è stato finanziato. Quindi questo sollecito al Governo di provvedere il prima possibile, perché questi medici e questi operatori sanitari hanno bisogno delle risposte.
Parliamo di scuola. Il governo sta preparando le nuove regole per il prossimo anno scolastico. Mascherine, Green Pass, distanziamento e finestre aperte. Per il momento è stato accantonato il proposito di non far indossare la mascherina ai ragazzi di una classe all'interno della quale siano presenti solo vaccinati. Sentiamo tutti i particolari nel servizio. 13 settembre, riparte l'anno scolastico tra problemi e molte incognite, prima tra tutte l'evoluzione della pandemia che potrebbe modificare piani e programmi. Comunque si parte con Green Pass per i docenti, per il personale amministrativo, per gli autisti di scuolabus e quanti operano nell'ambiente scolastico. Niente Green Pass, almeno per il momento, per gli studenti. Mascherine, finestre aperte il più possibile e distanziamento. L'obiettivo è quello di poter svolgere lezioni in presenza per tutto l'anno. Ricorso alla didattica a distanza solo in casi estremi. Il personale scolastico dovrà mostrare il Green Pass ogni giorno. Il controllo verrà effettuato con un'app simile a quella usata dai ristoratori, ma gradualmente verrà introdotta una piattaforma che mostrerà i presidi la situazione in tempo reale. Chi si presenterà per 5 volte senza Green Pass verrà sospeso dal servizio per assenza ingiustificata. Gli studenti dovranno indossare la mascherina chirurgica, in particolare dove non è possibile il distanziamento di un metro, e poi nei corridoi, nei bagni e in mensa, a parte ovviamente il momento in cui si mangia. È slittata per il momento la deroga sulle mascherine nelle classi dove tutti sono vaccinati. È quasi pronta la campagna di tamponi salivari per le elementari e medie. Verranno testati 110.000 bambini al mese in scuole definite sentinella, già individuate dalle regioni. Per i contagi è prevista una quarantena di 10 giorni per i non vaccinati e di 7 giorni per i vaccinati. Alla fine, con tampone negativo e certificazione, si potrà tornare a scuola. In Lombardia, nei giorni della riapertura, dal 1 settembre, si sono presentati senza Green Pass solo 90 su quasi 230.000 dipendenti. Ed è stato siglato oggi in prefettura il nuovo protocollo tra Comune di Milano, sindacati e associazioni di categoria per garantire il ritorno a scuola in sicurezza dalla prossima settimana. Il protocollo ricalca quello firmato lo scorso dicembre per la ripresa delle lezioni in presenza. In particolare, le misure prevedono una diversificazione degli orari delle città per evitare gli assembramenti sui mezzi pubblici che avranno una capienza massima dell'80%, diversamente dallo scorso anno scolastico, quando la soglia era fissata al 50%. A questo proposito sentiamo il prefetto di Milano Renato Saccone. Tutti in classe, tutti in presenza è l'obiettivo non solo del mondo della scuola, ma di tutti noi, di tutta la comunità milanese, delle istituzioni, delle categorie produttive, dei sindacati. Per fare questo, diverse misure, scaglionamento degli orari, rispettare protocolli, vaccinazione, senz'altro campagna di vaccinazione, ma si è rivelato fondamentale anche dall'esame dei dati di maggio e di giugno, il patto per Milano a scuola, tutti d'accordo, dà al sindaco lo spazio per incidere sugli orari della città e così garantire un trasporto pubblico locale in sicurezza in un'area metropolitana che è in piena ripresa. Cioè, noi abbiamo il tema degli orari di punta, ma abbiamo l'esperienza di maggio con due tavoli che funzionano benissimo, uno presso il comune e uno presso la città metropolitana per l'area extraurbana. E lì si trova, di fronte alla minima criticità, il giorno dopo si trova la soluzione. È andata bene e io sono convinto che grazie anche all'orientamento che ci dà il Politecnico riusciremo a superare le criticità. C'è una grande volontà nel mondo della scuola che è quella decisa, determinata per ripartire bene, e ci aiuta stavolta la Green Card, la grande campagna di vaccinazione che è corta. Cambiamo argomento. È stato presentato questa mattina il progetto del Palasport che sorgerà nel quartiere Santa Giulia. Sarà la più grande arena polifunzionale e la più moderna d'Italia ed ospiterà le gare di hockey delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina del 2026. Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Giuseppe Sala, l'assessore all'urbanistica Pier Francesco Maran e una serie di altri ospiti, tra i quali Davide Albertini Petroni, amministratore delegato di Milano Santa Giulia SPA. Ad occuparsi della realizzazione della nuova arena sarà
sarà CTS Eventim, uno dei fornitori internazionali leader nel settore della biglietteria e organizzazione di eventi live. L'arena, come detto, potrà accogliere fino a 16.000 spettatori e vanterà un'area esterna di oltre 10.000 metri quadrati da adibire a eventi all'aperto. L'avvio del cantiere è calendarizzato per l'autunno del 2022, mentre i lavori di bonifica dell'area sono già iniziati lo scorso autunno. La data di fine lavori ancora non c'è, ma la deadline è fissata a prima dell'inizio delle Olimpiadi invernali. Inizialmente l'arena sarà messa a disposizione del Comitato Olimpico Internazionale per i giochi invernali previsti a inizio 2026. Andiamo a sentire a questo proposito proprio l'amministratore delegato di Milano Santa Giulia, Davide Albertini Petroni, che ci spiega, ci illustra come sarà questa arena e come sarà in generale il progetto relativo a quell'area. Come sapete, noi abbiamo lavorato ultimamente con tutte le istituzioni, regione e comune, per l'approvazione definitiva del progetto, della variante del progetto, perché non dimentichiamo che questo è un progetto che già per il 30% è già stato realizzato. Abbiamo proposto una variante che prevedeva appunto questa arena prima delle Olimpiadi, quindi di fatto con l'assegnazione delle Olimpiadi a Milano noi abbiamo colto un'opportunità, quindi di far partire la nostra arena. Bene, con la firma è ovviamente un ulteriore tassello, perché come abbiamo detto a giugno abbiamo avuto l'approvazione definitiva, abbiamo iniziato subito le bonifiche, che è una delle attività propedeutiche alla realizzazione. Con Eventim abbiamo iniziato quindi a progettare l'arena, abbiamo ceduto il lotto di area dove verrà realizzata questa arena da 16.000 posti, quindi è un'arena importante, un'arena che rappresenta una grande attrazione per il progetto. Poi nei mesi, nelle settimane successive approfondiremo e chiuderemo appunto tutti gli altri accordi con il nostro altro partner australiano Lendlease per il progetto di edificazione privata. E ora torniamo a parlare di monopattini, una questione che è entrata anche nel vivo della campagna elettorale delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre nelle principali città italiane, fra le quali anche Milano. Deve decidere il governo, non ci possono essere regole differenti da città a città. Lo ha detto oggi il sindaco di Milano, Beppe Sala, in relazione alla proposta di legge di Regione Lombardia per regolamentare in modo restrittivo l'utilizzo dei monopattini elettrici. Sentiamo. La questione monopattini tiene banco nella politica milanese e lombarda dopo la decisione della regione di lanciare una proposta di legge per regolamentare in modo più restrittivo l'utilizzo di questi veicoli elettrici, e cioè divieto di utilizzo sotto i 18 anni, casco e assicurazione obbligatori. Penso che questo sia un primo passo. La nostra proposta di legge andrà in consiglio regionale, si ascolteranno tutte le valutazioni e poi prenderemo una decisione definitiva. Sicuramente bisogna porre qualche regolamentazione, poi sul merito ne parleremo con calma in aula. Lo ha detto oggi il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di una conferenza stampa. Il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, è del parere che bisognerebbe far guidare i monopattini elettrici anche ai minorenni con un patentino e non vietarlo, come scritto all'interno della proposta di legge della regione. Sull'argomento è intervenuto anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. Non è corretto che se sei un ragazzo fiorentino devi usare il casco e se sei un ragazzo romano no. Cioè, io spero ancora che il governo decida un'unica regolamentazione da codice della strada variabile per tutta Italia. Ma lei è favorevole all'obbligo del casco dell'assicurazione? Ma ripeto, io tendenzialmente guardo con attenzione anche al casco, però se ognuno di noi comincia a dire come la pensa eccetera eccetera, automaticamente chi deve decidere si trova i soliti due fronti separati, magari anche con polemiche. Che decide il governo, io mi adeguerò. E ora un episodio di cronaca. La polizia di Stato ha arrestato ieri un italiano di 18 anni pregiudicato per violenza e resistenza pubblico ufficiale e indagato in stato di libertà una donna 31enne italiana per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti in stazione centrale su richiesta del capotreno di un convoglio a lunga percorrenza proveniente da Roma per la presenza di due viaggiatori senza biglietto. Il 18enne ha prima minacciato i poliziotti affermando di essere in possesso di un coltello, poi si è scagliato con
contro uno di loro, colpendolo al volto e spintonandolo, mentre la 31enne ha cercato di ostacolare l'intervento degli agenti colpendoli e spintonandoli a sua volta. Bloccati entrambi, il giovane è stato trovato effettivamente in possesso di un coltello, poi sequestrato, per cui è stato anche denunciato per possesso di armi o oggetti atti ad offendere. Torna il pubblico all'autodromo di Monza in occasione del Gran Premio di Formula 1 che si svolgerà domenica prossima. È necessario il Green Pass, sono già arrivati dall'Olanda oltre 5.000 appassionati. Domenica 12 settembre appuntamento all'autodromo di Monza con il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Torna il pubblico sulle tribune, sono previsti 15-16.000 spettatori. Dato curioso è che più del 30% viene dall'Olanda per tifare Max Verstappen, ha spiegato Giuseppe Redaelli, presidente dell'autodromo di Monza. Consentito l'accesso solo col Green Pass, sabato le qualifiche, domenica dalle 15 la gara. Presenti molti atleti in medaglie d'oro a Tokyo. 100 anni fa l'Automobile Club di Milano ha fatto disputare il primo Gran Premio d'Italia, all'epoca a Montichiari in provincia di Brescia, per poi l'anno successivo portarlo qua a Monza e iniziare questa grande epopea. Quest'anno festeggiamo i primi 100 anni del Gran Premio d'Italia, l'anno prossimo i primi 100 dell'Autodromo Nazionale di Monza, ha detto il presidente dell'Automobile Club di Milano, Geronimo La Russa. Un grande momento di festa e di gioia che si unisce a una festa in generale dello sport, una festa che celebreremo con tutti gli olimpionici italiani che hanno vinto la medaglia d'oro. È la presenza massiccia degli olandesi, che al momento sono circa 5.000, che saranno domenica a Monza per sostenere Verstappen. I prossimi tre giorni saranno quelli determinanti per capire effettivamente come si evolve la situazione. In ogni caso la soddisfazione è quella che bene o male tutte le tribune sono abbastanza bilanciate e l'offerta che abbiamo fatto è stata direi condivisa da gran parte degli sportivi. Un altro episodio di cronaca. I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito decreti di perquisizione e sequestro delegati dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di 27 esercizi commerciali con autorizzazione alla vendita di vari tipi di infiorenze di cannabis light. I finanzieri di Melegnano infatti hanno scoperto che alcuni grossisti mettevano nei circuiti di vendita marijuana con un valore di THC superiore allo 0,5, che è il valore limite per la cosiddetta marijuana legale. L'attività, che ha avuto un primo intervento lo scorso 24 marzo con il sequestro di quasi 10 kg di marijuana ripartite in diversi involucri ancora da confezionare in circa 2.000 bustine, pronte per essere immesse sul mercato e vendute attraverso distributori automatici, ha consentito di deferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano due persone, rappresentanti legali di altrettante società operanti nell'Interland milanese. Cambiamo argomento. Prende avvio domani con il tradizionale pontificale presieduto in Duomo dall'Arcivescovo il nuovo anno pastorale della Chiesa di Milano. La celebrazione, nel corso della quale si svolgerà anche il rito di ammissione dei candidati al presbiterato e al diaconato permanente, verrà trasmessa interamente in diretta da Chiesa TV a partire dalle ore 9.30. Sentiamo Anna Maria Braccini. Domani, mercoledì 8 settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria, l'arcivescovo Mario Delpini, dalle 9.30, presiederà in Duomo, come tradizione, il solenne pontificale che apre il nuovo anno pastorale della Chiesa di Milano. Un anno di cui l'arcivescovo ha delineato alcune linee essenziali nella proposta pastorale 2021-2022 pubblicata pochi giorni fa e dal titolo Unita, Libera, Lieta, la grazia e la responsabilità di essere Chiesa. Su alcuni contenuti della lettera, si dice, Delpini tornerà domani nel corso dell'omelia del pontificale stesso. Durante la messa verrà anche celebrato il rito di ammissione di 15 seminaristi candidati al presbiterato, cioè che diventeranno i preti novelli 2022 della diocesi di Milano, a cui si aggiungono due seminaristi stranieri ospitati nel seminario arcivescovile di Venegono, ma che verranno ordinati nelle loro diocesi di origine. Con loro 8 laici candidati al diaconato permanente. La celebrazione verrà trasmessa in diretta su Chiesa TV, canale 195 del digitale terrestre e sul portale diocesano www.chiesadimilano.it. Appuntamento dunque domani alle 9.30 con il pontificale presieduto dall'arcivescovo in Duomo. Il volume della proposta pastorale è edito da Centro Ambrosiano ed è disponibile nelle librerie cattoliche della diocesi.
così come è liberamente disponibile in formato testo su www.chiesadimilano.it. E sempre alla proposta pastorale di Monsignor Delpini verrà interamente dedicata la prima puntata della nuova stagione della Chiesa nella città, in onda giovedì alle 18.30. Bene, e con questo abbiamo concluso. Dopo di noi previsioni del tempo, poi spazio allo sport, Nova Stadio TG e poi Nova Stadio per parlare della nazionale, delle ultime novità che riguardano Milan, Inter e Juve con il campionato che sta per tornare. Nazionale, peraltro, impegnata domani sera. Grazie per averci seguito, restate su Telenova. Buona serata.